nonno quando faceva il militare. Una foto di nonna in mezzo a un campo, così, e una foto di loro due insieme. Non è il matrimonio. La cosa che mi dispiace è che adesso nonno non fa più niente, sta sempre su una sedia, si è avvilito. E si ricorda anche lui, diceva, ti ricordi quando ti portavo in campo? Poi io ho altre due sorelle, quindi andavamo lì, era proprio... Cioè, ma magari a nonno gli dà anche fastidio perché doveva lavorare, noi stavamo tutti intorno, giocavamo in mezzo al campo con lui, con nonna che portava giù le cose, aiutava comunque. Oppure con nonna facevamo le crostate, i dolci, stessa cosa, pareva che sta cosa facevi, impastavi in realtà, cioè tutto nonna, poi quando tirava fuori, questa è la pizzetta che hai fatto te. In realtà ti magari ci hai infilato le mani, hai solo spastrocchiato, però insomma ci si divertiva con quattro sorelle e nonni, giocavamo sempre lì intorno a casa. Infatti che mi ricordo non mi hanno mai portato a parco giochi o cose del genere, siamo sempre stati comunque a casa. Ricordo che quando ammazzava il maiale io volevo vedere per un po'. E non mi faceva entrare perché non si poteva e perché diceva che era una scena troppo cruda per noi bambine, però io volevo vedere tantissimo. Però non te lo faceva vedere? No. Però dopo lì facevate le carni? Sì, la pista, facevamo il nonno, lui aiuta, cioè arrivava un signore che quando l'ammazzava e poi aiutava a fare la pista, perché da soli probabilmente non ci si riesce. Però mi ricordo che non potevo vedere, però il maiale prima era vivo, era dello stipo con la mela in bocca e poi due giorni dopo lo vedevi appeso in garage alla panca del maiale. Ma un garage dietro casa, sì, che era deputato a questa cosa, poi la salata in soffitta, e loro si chiudevano dentro e io sentivo i rumori, ero curiosa tantissimo, pure che tipo il maiale strideva, poi non strideva. Che è successo? Io sapevo di vedere, però non si poteva entrare. Cioè io ogni tanto sbirciavo, vedevo il maiale magari appeso che sanguinava, però la scena non lo potevo vedere, oppure non potevamo andare a vedere i conigli quando si accoppiavano, perché faceva brutto. I conigli quando? Si accoppiavano. Ah, ecco. Quello no, cioè nel senso io quasi tutti i giorni andavo giù, davo la paglietta ai conigli e nonna faceva, no, oggi non ci si può andare. Nonna, perché? No, oggi no. E non si sapeva mai cos'era, abbiamo scoperto il nome che fanno, si accoppiano. Allora era una scena troppo forte. E lì erano censurati con alcune scene. Questo però ti ha fatto incuriosire tanto. Sì, a un bambino gli dici non lo puoi vedere, non ci puoi andare, magari per carità mi avrebbe fatto brutto, a vedere uccidere il maiale, però curiosavo comunque.